Sono stati avviati a Teramo i lavori per la realizzazione definitiva della rotonda provvisoria dal luglio del 2016 all'incrocio tra Ponte San Gabriele e la circonvallazione Ragusa alle porte di Piazza Garibaldi. Per la durata dell'intervento di circa una settimana sono state apportate delle modifiche alla viabilità. Era un lavoro che avevamo già programmato quando abbiamo fatto la rotonda di via Fonte Regina, ma che poi, visto il disagio che si è creato a ridosso della riapertura delle scuole, abbiamo preferito aspettare la chiusura delle scuole in modo tale che la città si svuotasse non solo del traffico extraurbano ma anche di tutte quelle persone che normalmente si spostano verso il mare. Abbiamo iniziato i lavori, saranno lavori celerissimi, spero nel giro di una settimana di poter restituire alla città una rotatoria, diciamo, definita e una segnaletica ristabilita in modo tale da consentire il passaggio dei mezzi nella tranquillità maggiore. Si tratta di un intervento, sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari, che si inserisce all'interno di un finanziamento regionale ottenuto dal Comune per l'abbattimento degli agenti inquinanti. Ma questo non è l'unico intervento avviato oggi a Teramo, perché dopo l'incidente registrato ieri mattina, dove un camion di una ditta privata che montava una gruetta ha urtato l'intradosso delle travi in cemento armato del viadotto che collega via Cesare Averandi con il lungo fiume, sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino della regolare viabilità. La ditta già sta lavorando per la sistemazione e la messa in sicurezza. Anche in questo caso credo che i lavori finiranno nel più breve tempo possibile, con una sistemazione con fibre di carbonio per andare a compensare il problema creato alla carpenteria metallica della trave, per cui voglio dire sicuramente nel giro di qualche giorno riapriremo sia la viabilità sopra e poi successivamente la viabilità sotto a via Messi del Lavoro, che ci vorrà qualche giorno in più perché il ponte a questo punto lo andremo un po' a dare una sistemazione non solo alle parti ammalorate dall'incidente ma anche una sistemazione generale al viadotto.